Tra i vari personaggi della storia del Monferrato occupa un posto particolare Jean Lemangre, signore di Boussicault, francese. Nel 1401 divenne governatore di Genova, incarico che fu affidato dal re di Francia. Da qualche anno, infatti, Genova era controllata ed era possedimento dei francesi. Perché parliamo di questo francese a Genova? Perché ebbe a che fare con Facino Cane e Teodoro II del Monferrato. Ne parliamo qui in questo posto altrettanto particolare che è un bosco multifunzionale, si chiama Arcadia ed è a Pancarana in Oltrepò Pavese e per le ragioni di limitazione negli spostamenti oggi non siamo in Monferrato, però se la geografia è dei confini, la storia sicuramente no e quindi di Jean Lemangre parliamo da qui. Jean Lemangre passò alla storia per essere il perfetto cavaliere. Perché perfetto? Perché secondo uno degli ideali più nobili della cavalleria si prodigò per la difesa delle dame. Le dame in questione erano le mogli, le madri, le sorelle dei crociati. Istituì alla fine del 300 un ordine molto particolare che si chiamava l'Ordine dello Scudo Verde o della Dama Bianca e che aveva fra i suoi compiti, anzi il compito principale di quest'ordine era proprio la difesa delle mogli, delle sorelle, delle figlie dei cavalieri che erano partiti per la Terra Santa. L'ordine era costituito da 13 componenti, quindi da Jean Lemangre più 12 altri cavalieri che prestavano giuramento. E fra i vari punti del giuramento, il cui testo è arrivato sino a noi, c'era proprio questa assunzione di responsabilità, che comprendeva anche il partecipare a duelli o addirittura a sfidare qualche nemico, avversario di queste dame e nel caso di assenza impegnarsi per essere sostituiti da qualcuno che potesse difenderli. Quando diventa governatore di Genova, Jean Lemangre è già da tempo maresciallo, titolo che ha ottenuto dal re ad appena 25 anni, distinguendosi in azioni di battaglia. Ha già partecipato anche a due crociate, e in una di queste era stato fatto anche prigioniero. Le due crociate furono un fallimento per chi le aveva organizzate, ma per Jean Lemangre il principio e l'obiettivo della crociata fu sempre una costante. Il fatto di essere diventato governatore di Genova fu per lui un vantaggio in questo senso, poiché Genova possedeva dei territori sul Mar Nero e aveva anche molti contatti con l'Oriente. Tutto questo però creò grandi problemi, ad esempio con Venezia, relativamente al controllo del Mediterraneo e appunto relativamente ai controlli con l'Oriente. Ad occuparsi della figura di Jean Lemangre sono stati molti storici nel tempo, e fra questi anche Andrea Scotto, che ha curato un saggio dedicato a Facino Cane e contenuto in questa raccolta edita dal Circolo Culturale Marchese Monferrato e intitolata Facino Cane, Sagacia e Astuzia nei Travagli d'Italia tra fine 300 e inizio 400, a cura di Roberto Maestri e Pierluigi Piano. Così scrive Andrea Scotto. La reputazione che Boussicault ebbe presso i suoi contemporanei è quanto di più lontano si possa immaginare dallo stereotipo di guerriero sanguinario e insaziabile con cui è conosciuto Facino Cane. Monsignore Agostino Giustiniani, quando nel 1537 pubblicò i suoi castigatissimi annali, così descrisse Boussicault. Era nell'operare molto pronto, alieno da giochi e dalle conversazioni delle donne,
religioso ed osservantissimo delle cerimonie cristiane, elemosinaro dedito all'orazione, osservatore dei digiuni. Ed ogni giorno interveniva a due messe, liberale, grazioso, magnanimo, intrepido, amatore della giustizia e circospetto, più certo che non si conveniva a baron francese, tal che si sperava che sotto il suo governo la città si dovesse ristorare di tutti i danni e le tribolazioni passate. E furono in effetti molte le opere che Jean Lemingre realizzò a Genova e per Genova, opere di carattere strutturale, ma anche la creazione del Banco di San Giorgio, e riuscì a conquistare o a farsi amici i castelli che stavano intorno a Genova, verso il confine di Monferrato, in modo tale da poter controllare il confine e anche le strade dei commerci dal mare verso l'entroterra. Ma non bastò ad avere l'affetto di tutti i genovesi. Questo cavaliere che ogni mattina al suo risveglio seguiva due messe, pregava per 3 ore, che mangiava soltanto carne, carne rossa, secondo la tradizione che voleva che il cavaliere fosse robusto per la battaglia, che beveva vino ma soltanto con l'aggiunta di acqua per non perdere mai la lucidità, non era molto amato dai genovesi e la ragione era proprio legata al suo desiderio spasmodico di arrivare in Terra Santa, quindi di organizzare o una crociata ufficiale o comunque delle spedizioni che potessero liberare la Terra Santa, e questo comportò grossi attriti, con Venezia. Nel 1409, quando Giovanni Visconti chiamò Boucicaut a Milano per proporgli, per offrirgli la carica di governatore, approfittarono della sua assenza Facino Cane e Teodoro II del Monferrato, aiutati dai fuoriusciti di Genova. Il Boucicaut tentò di entrare subito a Genova, ma non riuscì. Come non riuscì a liberare dagli assedi il castello di Gavi, il castello di Novi, che intanto avevano conquistato le truppe di Facino Cane. Se ne andò in Francia e lo ritroviamo nella battaglia di Asincourt, dove venne fatto prigioniero e portato in Inghilterra, dove morì nel 1421. Dopo la sua morte venne riportato a Tours, la città in cui era nato. Un perfetto cavaliere che in realtà esattamente perfetto non era. Infatti, in una delle crociate alle quali aveva partecipato, si distinse per la crudeltà, verso i prigionieri e fece in modo anche di prima accusare, poi di condannare, di mandare a morte per decapitazione Gabriele Visconti, ed esclusivamente per un discorso di interessi, di potere e di soldi. Non era quindi perfetto. Sicuramente però era molto diverso dal Facino Cane, che nella sua lunghissima carriera di soldato, prima e poi di condottiero, mercenario al soldo di vari signori del nord della penisola e poi in strette unioni con i Visconti, conquistò circa 250 località e saccheggiandole, compiendo razzie. Infatti, quando le sue truppe arrivarono a Genova nel 1409, venne addirittura pagato perché non entrasse in città e non la sottoponesse a saccheggio. Sebbene così, almeno apparentemente, diversi tra loro, Facino Cane e Jean Lemingre ebbero dei punti in comune, se non in vita perlomeno in morte. Facino Cane morì nel 1412 a Pavia e il suo corpo fu sepolto nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro. Il suo sepolcro però o è andato disperso o non è ancora stato trovato. Jean Lemingre, morto nel 1421 in Inghilterra, venne riportato, le sue spoglie vennero riportate in Francia, a Tours. Il suo sepolcro fu realizzato nella chiesa di San Martino. Anche in questo caso, però, si è disperso.